E non. Bentornati nel mio canale? O benvenuti nel mio canale? Io sono. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra nozzo so Berry Challenge. Bentornati in casa Rainbow! Ragazzi, c'è del movimento perché ricorderete, abbiamo lasciato il nostro Grayson alle prese con il travaglio. Ebbene sì, sua sorella è corsa qui perché lui ha tipo uh, cacciato un urlo. E lei, viene, che cosa succede? Che cosa succede? Temo. Che stia uscendo! Ok, va bene, ora non, non prendiamola in questo modo così drastico. Vai in bagno prima, insomma, di fartela addosso. E lei, ok, mantieni la calma, vai in bagno! Non penso di riuscire a farcela, puoi farcela? Siamo dei Rainbow, riusciamo a fare qualsiasi cosa! Beh, questo è vero, tesoro. Oh, allora, guarda, questa è tutta roba tua, tu ora non sei qui, ma appena tornerai metterai nell'inventario e... Tanti saluti. Or dunque, approfitta neanche tu perché io non ho idea di quanto possa durare qua tutto il Calvario. E intanto invece abbiamo. Ecco, Giure, che stai facendo, tesoro? Ehi, Alessandra, che fai? Vuoi fare qualcosa di divertente? Uh, ma come Alessandra? Vabbè, lasciamo stare comunque. No, la romanzia, guarda, in questo momento tesoro non è proprio il caso, vediamo un attimo, puoi presentarti con qualcun altro, ti mancano soltanto due sim. Eh, ma la conosci? E immagino appunto che la fidanzata, la ragazza appunto del nostro Grayson, eh, si sia presentata qui perché insomma lui non si fa vedere con una scusa, sapete il lavoro, sono molto impegnato, non si fa vedere da mesi. Almeno, guardate, non dico proprio sin dal principio della gravidanza, però nell'ultimo periodo che la pancia era diventata davvero importante. Lui si vergognava assolutamente, quindi non. Um, proprio per, cioè, Mai e poi mai sarebbe mostrato in quello stato. Quindi fai sproloquio sullo stress, caro mio, in modo che ti dà una calmata, magari preferibilmente qui, poi vedi tu cosa fare. Grayson, come va, tesoro? Una chiavica, eh? me lo immagino. Quindi lavati le mani, a io consente i propri compiti con sicurezza. Perfetto. Caro, torna qui che abbiamo bisogno di te perché tu sei quello più fermo, che entra meno nel panico. Chi è? Adolescente Alessandra Palumbo. Quindi Alessandra si stava. Ah, era lui che aveva chiamato lei quindi. Ma tu tutta sta gente conosci, caro. Beh, non lo so. Boh, vabbè. Comunque sì, ti farebbe comodo presentarti, non è proprio il momento migliore, ma la conosci però, quindi chi se ne frega, ciao. Qua stiamo per assistere al parto, che stai facendo tu? Basta studiare, non è il momento di pensare allo studio, perché immagino che lei ora verrà qui tutta... Ecco, racconta una storia sensazionale, tutta un po' impanicata. Oh, meno male che sei tornato, tipo tutta spetta. Agitatissima, si c'è ancora la tristezza condivisa che svanirà fra poco. Non lo so, dovremmo chiamare la polizia lui perché. Tipo così. Cosa è successo? Cioè, o meglio, che sta succedendo? Sta per partorire. Grayson? Sta per partorire. Noi non sappiamo gestire la situazione. Insomma, non lo so. Io so come partoriscono gli orsi, però non so altro. Ma perché dovresti sapere come partoriscono gli orsi? Tesoro. Ok, va bene. Eh, I pipistrelli Tu sai qualcosa su come partoriscono i pipistrelli Magari qualcosa di simile lui. Allora manteniamo la calma Non, non c'entra un tubo Dov'è lui È in bagno Ma che canti la festività Ma stiamo scherzando Tu qui Dai che serve anche il tuo supporto Che qui si sta insomma Attraversando un momento difficile Incontro ravvicinato imminente Per la forma di vita non identificata Che cresce all'interno Qualunque cosa sia Sta per uscire Guardate lui, io non posso farcela. Perché è capitata a me una cosa del genere? Perché eri l'unico maschio all'interno di queste quattro mura a cui potesse effettivamente capitare, tesoro. Guardate che faccione, mamma mia, non ce la faccio. Cioè, per uno poi così attento all'aspetto fisico, nel senso del, del fisico, della forma fisica, come Grayson, fa ancora più effetto, no? Quindi vieni qui. Noi dobbiamo riuscire a gestire la situazione perché lui è nel panico. Beh, tu non mi sembri tanto tranquilla. Ok, tu sei quello più calmo fra noi. Come va, fratellone? Tutto bene? Che poi siete gemelli, vabbè. Non mi sento bene, mi sento una schifezza. Discuti dell'umore di disagio perché immagino che tutti ora diranno. Uh, chiedi, chiedi di sentire il neonato, immagino lui dirà. Posso sentire per capire? Mi fa tanto male, cosa pensi che sia? Vedete, a questo punto loro sono uniti in questo momento, apparentemente, ma è solo il panico. Secondo me, lei mantiene le distanze. Del tipo, mi dovesse saltare in braccio, tesoro. È un neonato? Non è che ora è vero che è un piccolo alieno, però è sempre un neonato. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Qui si sfiora anche molto spesso la follia. Secondo me ci siamo proprio. Vuoi che andiamo in ospedale? In ospedale che? Qui qualcosa mi puzza, ragazzi. Forse ha ragione, dovremmo veramente andare in ospedale. Io non andrò da nessuna parte, ok? Guardate come si scoccia. Ragazza oh, mia, ragazzi. Povero però. Sono un campione di culturismo, mi conoscono tutti. Dove volete che vada con questa trippa? Tipo una cosa del genere. Ok, va bene Grayson, con calma. Niente panico tesoro, davvero andrà tutto bene. Ce l'ha fatta tuo padre, che era un astronauta, quindi pure lui non proprio pizza fichi. Quindi direi che potrai farcela anche tu. E lei, ok, va bene, va bene, perché in questo momento lei. Farebbe qualunque cosa per... Con chi te la stai, te la stai prendendo? Lamentati della festività no, della notte no. brava. Insomma, perché doveva capitare a me tutto questo? No, eh? Dovrei essere no, fuori con no, e no. Usermi la notte brava. E lui... Beh, diciamo che la notte brava c'è stata. <ride> ok, non è il momento di fare queste battute, perché guarda. Direi proprio di no. Eh, togli questo, perché dai, su. Fai romanzia. Um Ora, direi che non è proprio il caso. Sì, la lotta a palle di neve direi di No. Sì, lui vuole fare jogging, ragazzi, perché fondamentalmente il suo unico pensiero è dovrò rimettermi in forma non appena questo coso avrà abbandonato il mio corpo. E lei cerca di, di farlo ridere. Lui è molto a disagio. Vero, vero, sorellona? Andrà tutto bene, no? Grayson, non ti preoccupare. Ci siamo noi qui con te. Niente ospedale, niente di niente. La mia è stata un'idea sciocca. Tutte le tue idee sono sciocche del resto. Ok, va bene, stai calmo, Grayson. Davvero, tesoro. Ora, calma e sangue freddo. Io non andrò da nessuna parte. E vi avviso, eh, non ho intenzione di crescere questo coso, perché lui lo chiama il coso, ragazzi, che è terribile, orribile, ma lui lo definisce in questo modo. Non puoi parlare sul serio, l'abbiamo già fatto questo discorso, è, è tuo figlio, no? No? È frutto di un esperimento? Quindi noi saremmo frutto di un esperimento? Non, sì, perché non è così, forse, ok, non perdiamo la calma e non perdiamo tempo a prendere mosche. Ora dobbiamo solo concentrarci. Sul parto. E smetti di sparare palle, Grayson. Ok, va bene. È il tuo figlio, ok? E noi ce ne prenderemo cura. Si può sapere che succede qui, sono già abbastanza nervoso. Grayson sta per partorire? Non lo vedi, è gonfio come un pallone. Ok, va bene, tesoro. Ok, quindi anche lui cerca un attimino. Ed è nel panico. Cancella la memoria. No, tesoro, dai, addirittura. Non mi sembra proprio. Chiedi la data di nascita prevista perché immagino che lui dirà Ma quindi ci siamo proprio? È iniziato il festival della luce Guarda qualcuno Qualcosa sta per vedere la luce qui però ah, okay, Meglio qualcuno uh, Quindi sei proprio there. arrivato Non lo vedi? Eh? Non lo vedi che sono arrivato <ride> al termine? Ok ragazzi È un momento veramente difficile questo Ho <ride> applicato Cercate di smetterla con queste domande sciocche Ok va bene ma anche tu stai calmo Io mi sento a pezzi avete oh, tipo una medicina Qualcosa che possa aiutarmi eh, Un abbraccio Ma chi se ne frega ah, Nessuno può aiutarmi Ok Mi hai spezzato il cuore Quella frase che hai detto prima Che non vuoi gestire il bambino Non vuoi occupartene ma come non vuoi occuparti di tuo figlio Guardate lui come si scoccia Sentite ve l'ho detto ok è stato solo un esperimento scientifico, è solo un esperimento scientifico e voi lo sapete. Quindi non ho intenzione di rovinare tutto il mio futuro per un errore. Papà ne sarebbe veramente risentito di sentirti parlare così. Lui credeva nella scienza, credeva nel mondo alieno. Noi non siamo degli esperimenti, siamo i tuoi fratelli, i suoi figli. Ok, 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 essendo in arrivo un bambino, l'assistenza sociale dei Sim ha fornito una culla omaggio per il piccolo. Direi di cambiare musica, non è certo questo il momento per discutere di queste cose. Anche perché... Basta chiacchiere, lui sta per partorire. Qua in, <ride> in salotto, ok. Avete tirato le tende. Io canto, ok? Dicono che il canto aiuti, ma non è il momento di stare qui. Ti sta incastrando, vai qui. È qualcosa di molto doloroso. Ok, forse posso, non ho il coraggio di guardare, tipo lui così. Ok, fortuna che doveva essere quello con il sangue freddo, ragazzi. Mm, a quanto pare Gracie ha fatto male i conti. Ok, no, no, puoi farcela. Dai, caro, puoi farcela. Vieni qui. Assisti, tuo nipote sta per nascere. Oh, state per diventare tutti zii. Quello se ne va. Dove va? Io mi siedo. Non penso mi reggeranno le gambe. Ok, no. ed è un maschietto, ragazzi. Ovviamente il cognome è Mars Rainbow. E il nome particolare che vi avevo detto è questo: <ride> si chiamerà Plumbob. Oh. E Bob ovviamente, per gli amici. oh guarda, è azzurro, <ride> tipo, cresci così. Dici che veramente è stata una cosa di laboratorio? Cos'altro se no? Guardalo, tipo lui così. <ride> Ma no, ma povero Plumbob! Detto Bob per gli amici? No, non è vero, si chiama Bob in realtà. Ma il suo vero nome è Plumbob. Ragazzi, o oh Plumbob come volete voi, insomma. Io non posso, sta dicendo lui, non posso farcela. Mi dispiace. Ok, ho fatto. Tra l'altro, sei anche tornato subito in forma. Sì, vabbè, immaginiamo che non lo stia abbracciando. Ah, non sembra altro che uno scherzo, vero? Lui che. con gli alieni non ci va molto d'accordo e ora. io non posso, mi dispiace. Non ce la faccio. Non lo senti che piange, dice lui? Devi, devi intervenire, no? Io, io, io non posso, non posso, devo andare. Ma, ma cosa dici? Ci sono delle spese, delle cose di cui dover discutere, non puoi andartene. No, no, io non ce la faccio. E tra l'altro mi si è pure giocato il jogging energico. Ma te pare? Per quale motivo? Per il nuovo neonato non c'è momento della vita di un sim più gioioso dell'arrivo di un neonato Quello di Grayson in realtà non è un momento molto felice Cioè lui è felice di essere tornato in forma, secondo me Non tanto che sia nato suo figlio Bene, ora qualcuno vuole intervenire e fare qualcosa? Io non saprei cosa fare, insomma, non lo so um, E a questo punto, dai Intervieni Lui che è quello che aveva... Organizzato tutto, vedete la mente scientifica. Sensazione di concentrazione. I sim geniali hanno spesso la mente concentrata. Al momento giusto. Bravo, questo è veramente il momento giusto. Vieni qui, piccolino. Oh, amore. Ma oh, guardatelo. Questo piccino. Ragazzi, povero, povero Plumbob. Io comunque sono rimasto come una statua, cioè di tante persone proprio Grayson. Non è allucinante? E come se lo è? Puoi dirlo forte? Oh, um, um. Uh, lui, yeah. Evidentemente... Che vi devo dire? La nostra famiglia è predisposta? Eh? Insomma, non è certo una buona musica per lui, ma è così che va. Tu che ne pensi, Airo? Beh, certo, deve, devono averci in qualche modo... Devono avere scelto Rainbow per qualche motivo. Ringraziate tutti Milton per i suoi esperimenti in pitch e in brogli. Allora, dunque, sei entusiasta per oggi? Ti va di festeggiare con me almeno per un po'? Eh, bella audizione, perché lei dirà, Allora, io comunque devo scappare. Mi raccomando, eh! Fatelo ragionare! Certo, come no, quello si è dato. Si è dato, ok. Grayson, tesoro, andrà tutto bene sfidati allora voglio capire solo una cosa in tutto ciò pozione, pozione energica vediamo se prendendo una pozione energica ragazzi riesco a fargli fare vai oltre i limiti con lo stato emotivo energico per un'ora io ci provo bevi si sarà preparato un cocktail al bar ragazzi perché come minimo ci beve su vai vai Vai, vai a conoscere tuo nipote, vai a fargli una coccolina. <ride> ah, beh, c'è lui davanti, dici giusto. E immagino che lui lo vedrà entrare. Grayson... No, no, non voglio saperne niente. Beatrice, ehi Airo, sono io Beatrice, ti andrebbe un appuntamento? No, grazie, in questo momento proprio no, ma non vi preoccupate perché lui ha in mente ovviamente di contattarla, dovranno in qualche modo chiarirsi no quindi vieni qui magari uh, manda al pianeta natale oh ragazzi secondo me lui viene solo qui e lo guarda in questo momento perché il piccolo sta dormendo mi dispiace anche disturbarlo tra le altre cose no no io bevo il mio succo energetico e vado ad allenarmi non esiste vai vai a fare jogging energico vai vai Corri. Ma, ma è tuo figlio? No no! Non è mio figlio! Uh, ragazzi, mm, si mette veramente, veramente male qua perché Grayson non ha la minima intenzione di accettare il piccolo Plumbob. E sappiamo che la generazione grigia invece è una generazione che proprio per rifarsi, no? Delle mancanze dei genitori. Ehm, ci tiene molto alla genitorialità. Grayson in realtà sarà un padre molto, molto presente, però. non per questo bambino. Lui non. Ehm, non lo vede nemmeno come un bambino, cioè per lui non è un, un bambino. Eh, L'ha detto, è un esperimento. Lui eh, ha fatto da cavia per un esperimento. Non si, non si ritiene responsabile per questo bambino Quindi vai, cambia il pannolino sporco perché dovrete occuparvene voi Direi che è chiara la questione Lui stava scherzando, vero? Dobbiamo riderci sopra, io temo proprio di no Eh no, patato Temo proprio di no anch'io, quindi tu fai i compiti Ti metti in camera Visto che sono già le otto Mentre Grayson è qui. Che. Ehm, non ne vuole proprio sapere, ragazzi. Lui non. Ehm, ma nemmeno per finta. Proprio no. Non gli importa. Non, non è una cosa che lo riguarda. Lui. Per lui conta soltanto crearsi una vita. Vuole soltanto pensare al proprio futuro, alla propria carriera ha la propria relazione con, con Alessia che anzi ora dovrà contattare perché ora si prenderà un'altra pozioncina e la dovrà contattare venerdì sera lui non vuole proprio avere pensieri vuole soltanto uscire con la sua bella e godersi la serata che è terribile ragazzi perché comunque a tutti gli effetti quel Povero Frugoletto è suo figlio, ma lui non, non le vuole proprio sapere, lui non ha mai accettato, lo sappiamo Airo, non ha mai accettato del tutto Ghiuré, sebbene Ghiuré lo tolle di più di, di Airo e quindi non ha intenzione di rivivere e far rivivere ad eventuali figli futuri, perché per, per lui questi, questo piccoletto non è suo figlio, appunto è frutto di un esperimento, come dicevo. Se dovesse avere dei figli e li avrà, perché comunque questo fa parte della sua generazione. Anche questo, ehm, eh, devi continuare, caro. Tenteremo fino a che non, eh, non sarai talmente estremato da andare oltre i limiti. Grazie, Grayson, per questa poesia, vai. Eh, ragazzi, non vuole che eventuali suoi figli possano futuri, possano rivivere quello che ha dovuto vivere lui. Sebbene lui non sarebbe come suo padre, non avrebbe queste fissazioni, però in un certo qual modo il suo passato lo ha condizionato, eh, ciò che suo padre gli ha fatto vivere lo ha condizionato, per cui lui in questo momento non, non ne vuole proprio sapere. Ripeto, è terribile, ma è così. Quindi ripara caro, dopodiché asciuga. Io scusate, ma sto cercando in tutti i modi di far... Ottenere a Grayson far superare questo piccolo step. Ma sembra non ne voglia proprio sapere, ragazzi. Di fare jogging, sto disgraziato. Vai su, audizione superata, se è tesoro. Quindi, visto che l'audizione è stata superata, direi che sviluppa la tua delle recitazioni non iniziato, sviluppa l'amicizia con un protagonista. Ok, l'hai fatto forma fisica l'hai fatto quindi devi solo andare solo dedicarti alla recitazione vai compiti finiti continua a fare jogging e quindi sì è un momento estremamente delicato è un momento che tutti qui in casa rainbow avrebbero cioè, credevano eh, avrebbe vissuto in modo completamente diverso e invece no. Grayson è fermo nelle sue convinzioni, è molto, molto testardo ragazzi. Diciamo che non ha il tratto testa calda, però come ho sempre detto siamo in quella direzione. Allora tu metti nell'inventario, metti nell'inventario, metti nell'inventario, questa è tutta roba tua. E butta il cibo avariato. Oh no, hai perso lo stato. Vabbè, non importa, vai a casa, tornatene a casa. Anzi, più che tornartene a casa, visto che si può ancora fare, è un orario ancora decente. Ah, tra l'altro, hai già fatto tutto quello che ti serve. Poi dovremo lavorare sul carisma. Direi che ti prendi una pozione. E vai a viverti la notte brava. Perché in questo momento quello che lui sente di dover fare è questo. Lui non ha proprio alcun interesse a, a occuparsi di quello che per lui non è certo un bambino, non è certo suo figlio. Non vede Alessia da tanto tempo, proprio a causa di questa situazione. E quindi l'unico pensiero che ha, è questo ah. occhiaie nere per la mancanza di sonno vabbè ma dai ora stai bene niente occhiaie grayson su giusto mm -hmm. mm. direi di no vabbè ti tieni le occhiaie su sei provato dopo tutto è partorito da poco quindi facciamo una cosa mm -mm -mm. C'è un chioschetto, qualcosa qui nei paraggi? Tutto chiuso? Dove poter acquistare del cibo? Niente. Eh? Non mi sembra di vedere qualcosa di utile. Quindi a questo punto direi che c'è no. Mi manchi davvero tanto, ma io lo sapevo, ragazzi, che lui tra tutti sarebbe stato il figlio che ne avrebbe risentito di più della dipartita di, di Kiro. Direi a questo punto facciamo viaggia con Alessia assolutamente perché lui vuole pensare soltanto a divertirsi in questo momento.